Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Facciamo entrare il nostro ospite che vedo collegato direttamente dalla camera, quindi entriamo Buongiorno, non vi sto nelle sale sentendo in del questo potere. momento. Buongiorno onorevole Grimaldi, come sta? Io la sento. Mi senti? Se Mi senti onorevole? benissimo, Oh, benissimo. abbiamo risolto. Perdonami, ma non so perché non avrà problemi con la Apple, sto StreamYard. Diciamo che è un programma un po' troppo avanzato per la camera, forse. No, non lo so. Come va la camera? Stavamo ascoltando alcuni interventi sulla cannabis. Bene, bene. Noi in realtà ero in bilancio perché abbiamo iniziato a fare i primi, diciamo, 20 emendamenti dei 4.500 emendamenti della finanziaria. Però, come avrei colto, la seduta è appena stata sospesa proprio perché tra poco finiranno le dichiarazioni di voto in aula e ci sarà l'ennesima fiducia. Bene, bene. Mentre su cannabis, come sai, ci sono delle mozioni, ma sono state solo illustrate, però ahimè non vedo avanzamenti né sul tema della depenalizzazione né ahimè neanche Ma su qualcuno gliel'ha quell'AI. provato a spiegare concretamente a livello scientifico a Salvini che se io mi faccio uno spinello oggi e domani o dopodomani mi fermano per strada e mi fanno un test salivare, io risulto positivo perché il test salivare, diciamo, vede fino a 48 ore, 72 ore, però in quel momento sono completamente in grado di guidare e sono completamente lucido. Questa cosa andrà, diciamo, a Sono talmente danneggiare d'accordo con migliaia di te, Ivan. cittadini. Sono talmente d'accordo con te, Ivan, che abbiamo proprio fatto lo stesso paragone con l'alcol, col vino, con la birra, con quello che fa parte della nostra cultura, no? Cioè, come l'idea che domenica ci vediamo a pranzo con i miei suoceri, con i tuoi amici, e poi lunedì vada a lavoro, è come se quel bicchiere di vino, di birra, di fatto mi rimanesse addosso, no? È la stessa Ma anche cosa, questa cosa sì, è della una cultura, follia. onorevole, buttategliela così, ti do uno spunto al caro Sì. Salvini e a questi signori che Dimmi, dimmi, non tutto è utile, capiscono una mazza. ma io Visto immagino che... che ci sia qualcosa di più, che un'ipocrisia. No, ma Comunque, visto che dimmi, dimmi. parlano tanto di cultura, no? Il vino fa parte della nostra cultura, dobbiamo proteggere l'alcol, tutte queste cose qui che gli piace tanto dire. Fategli presente che la cannabis è consumata da almeno 6 milioni, forse anche di più, comunque in aumento, di Di italiani. più, di La più, di più. cannabis anche fa parte della nostra cultura, quindi visto che difendono la Guarda, nostra cultura, difendano anche la cannabis. ti faccio una provocazione. Posto che vengo da Torino, come sai, ci sono almeno due luoghi identitari per la canapa italiana. Io la chiamo canapa anche per togliere la fatwa che c'è sulla cannabis, sulla pianta, insomma. Uno è il canavese, viene proprio dalla canapa, era uno dei più grandi produttori, tra l'altro, al mondo di canapa, e l'altro ovviamente è Carmagnola. Fammi dire che ci vorrebbe la DOCG, cioè noi dovremmo ritornare a essere fra i primi produttori al mondo, e poi io credo che, e lo dicono davvero i tantissimi produttori che in questi anni hanno fatto la cannabis light. Ma ci sarebbero mille altri ambiti di applicazione, posto che la canapa serve, come sai, a bonificare tantissime aree inutilizzate, quelle che magari hanno avuto in precedenza delle finalità industriali, ma poi pensa al tessile, l'edile, l'alimentare, insomma, è davvero una ipocrisia e un'idiozia. E tra l'altro anche gli Stati Uniti, che sono stati i più proibizionisti, sono quelli che sono tornati indietro, giustamente, tra l'altro dando un bel colpo anche al narcotraffico messicano su questi temi. Decisamente sì. Poi, tra l'altro, sì, visto che ha citato la cannabis light, il CBD, anche lì il governo praticamente vuole far chiudere migliaia di imprese, mandare a casa migliaia di lavoratori. Cioè, Follia, follia, tra ma non ci l'altro. credono neanche loro quando dicono il CBD è come la cannabis, è come la droga, ma da dove?
Ma io non, davvero in questo senso non capisco neanche la furia che hanno e tra l'altro la convenienza che hanno, posto che mandano all'aria migliaia di lavoratori e lavoratrici che tra l'altro hanno in momenti difficili investito tra l'altro su un prodotto che non fa male a nessuno se non a un soggetto e non è lo Stato e non è la salute pubblica, sono proprio le mafie che in qualche modo da monopolisti ne godono, diciamo, di questi divieti. Quindi io lo dico sempre, la cannabis è libera, nel senso che si compra H24 in un qualsiasi angolo delle nostre strade, non è legale e quindi bisognerebbe piantarla col proibizionismo. Noi lo diciamo in una proposta semplice, se secondo me anche lì trovassimo una mediazione, ma che siano 4-5 piantine, ma che ognuno di noi possa dare, diciamo, questa possibilità di autocoltivarle a un cannabis social club e quindi uscire anche dall'idea, no? Monopolista per far sì che quelle cooperative siano tra l'altro in una filiera agricola che uno conosce, no? Cioè io e te ci iscriviamo assieme a altre 100 persone, una cooperativa che per noi può produrre quelle 5 piantine e quella tra l'altro tipo di registro è anche facile da controllare, quindi secondo me sarebbe anche un modo semplice per uscire, diciamo, da un impasse del monopolio di Stato, di chi produce, insomma. Ci proviamo, ma è difficile, Ivan, perché quando ci sono o altri interessi o un'ipocrisia che non vuole davvero parlare di realtà e di quello che già succede, Certo. nella vita di tanti italiani e italiane. A proposito di realtà, invece, volevo chiederle se, a differenza del Movimento 5 Stelle, siete pronti, diciamo, ad ammettere finalmente, come tanti altri, insomma, cercano di non fare, a dirci appunto che il superbonus è stato un disastro. Ma non ho nessun dubbio a dire che il superbonus è stato pensato male e realizzato peggio. Ah, meno male. E, penso ovviamente che avesse, cioè, diciamo, un'idea felice, che era l'idea in qualche modo un grandissimo, anzi un numero incredibile, diciamo, di patrimonio edile, diciamo, a delle classi F, G, e andasse in qualche modo rimesso non solo in sicurezza, ma doveva far pesare meno la bolletta energetica del paese. Peccato che non l'abbiamo fatto, e peccato che il superbonus è stato, diciamo, una grandissima bolla per farsi spesso le seconde case o per fare le prime di chi però aveva i soldi per farle. Quindi per me dal punto di vista finanziario è una follia, ma anche dal punto di vista energetico e ambientale, cioè invece di partire dalle classi più sfavorite, quelle sociali o dalle classi, diciamo, più energivore, e di fatto non si è fatto né un'operazione né l'altra. Ma io lo dico però senza, diciamo, la retorica di chi invece non ha compreso che però io su una cosa, Ivan, sono, non dico intransigente, ma credo che le istituzioni devono sempre rispettare anche quello che hanno fatto i governi precedenti, nel senso che vuoi cambiare la norma, la cambi. Secondo me l'unica cosa sbagliata è cambiare un po' le carte in corso, perché un conto era sulla cessione del credito che stava generando delle bolle speculative. Allora lì sì, quando vedi delle frodi, ma vedi anche il malaffare, andava in qualche modo fermato, no? Però anche lì si decide, no? La cessione a uno, a due, cioè bisogna dare dei limiti. Un conto è un po' cambiare le regole in corso, e questo a me non piace mai, ma lo dico solo perché non, ovviamente. Un'istituzione si prende anche le responsabilità di quello che è il patto che ha fatto con i cittadini, quindi forse in questo, diciamo, cioè penso che abbiano ragione le opposizioni a dire che comunque il governo non avrebbe dovuto, diciamo, intervenire così a gamba tesa. Però sul superbonus ci sono tante altre cose di cui dovremmo parlare, per esempio. C'è un tema, io in generale non sono molto favorevole ai bonus, forse sono fra i pochi diciamo, in Parlamento, ma perché penso che le politiche invece devono traguardare l'idea del chi arriva prima prende prima i soldi. Non so se condividi, Ivan, nel senso che io credo che invece la politica edilizia, per esempio quella del 50% di ristrutturazione, è più giusta, nel senso che tutti sanno quanto è. Dura negli anni, non è una cosa per cui chi arriva prima, tra l'altro, aumenta tra l'altro il costo dei materiali, aumenta, diciamo, la speculazione. E poi forse c'era un'idea anche sbagliata nel tema 110, nel senso che
è chiaro che ti presti all'idea per cui fai cartello ed è chiaro anche, insomma. Sì, No, aveva certo, tanti limiti, aveva riforme tanti limiti. strutturali è sicuramente la chiave, invece che rincorrere sempre l'elettorato con norme che magari sul corto periodo sì, fanno guadagnare qualche voto, ma sul lungo periodo si dimostrano poi dannose per la comunità. Lo credo anch'io. A tal proposito, Che mi devi dire? in Germania forse hanno fatto una cavolata a chiudere le centrali nucleari, visto che stavamo in tema energia, e l'economia No, vabbè. tedesca, come avrei visto, insomma, fatica molto, e il nuovo governo che ci sarà dopo le elezioni potrebbe addirittura decidere di riaprire le centrali, visto che, insomma, la crisi energetica è presente e il 100% rinnovabili sembra irrealizzabile. Non potremmo anche noi, per una volta, essere, diciamo, tutti uniti e concordi nel dire che forse potrebbe far comodo un po' di energia nucleare? Ivan non mi avrà in questo, però posso dirti Io una cosa non solo ti per... dico di No, 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 tutto ma ascoltami nucleare, però. io non sono di quei. Ascoltami, Anche ascoltami. 70% No, però rinnovabili e fammi... 30% nucleare. No, però fammi dire una cosa a beneficio di chi ci ascolta. A me piacciono poco, lo dico così, e lei italiani e gli italiani che si improvvisano conoscitori di altri paesi, quindi immagino che invece tu sappia bene, diciamo, della situazione in Germania. E io invece non ne ho così contezza, però dico in generale una cosa: un conto è una discussione come hanno avuto paesi che hanno, diciamo, fatto quegli investimenti sul rinviare o no, mettiamola così, la chiusura. Un conto è la discussione che abbiamo noi in Italia, e lo dico per due elementi, lo sai. Uno è proprio il rispetto, diciamo, di un esito referendario che ci ha, diciamo, portato a una lunga eredità, diciamo, nucleare che non è ancora conclusa. Lo sai che sono sensibile su questo tema, ma solo perché penso che sia davvero incredibile che quel breve tratto di eredità nucleare, cioè della nostra storia nucleare, sia, diciamo, depositata, mettiamola così, sia nell'eredità di due cose che non vanno bene. Uno, la gran parte, diciamo, dei carburanti nucleari, come sai, sono stati parcheggiati all'estero, da anni sono scaduti i contratti, paghiamo le multe. Perché? Perché non quel, diciamo, quel materiale non rientra in Italia. Perché quel materiale non rientra in Italia? Perché, come sai, il 95, dimmelo tu, non lo so, il fact-checking, dell'eredità, diciamo, italiana, cioè di quel poco di tutti i rifiuti nucleari, sono in un triangolo d'acqua a Saluggia e sono, diciamo, in un sito che doveva essere temporaneo, per fortuna è stato bunkerizzato dopo l'alluvione del 2001, e nel frattempo però sono passati, diciamo, altri 20 anni. Io sono fra i forse i pochi So, però ecologisti che rim... creda, finisco, finisco, fammi finire perché è un ragionamento un po' lungo, ma solo per dirti che io sono favorevole diciamo, al deposito unico nazionale di stoccaggio di quelle scorie, e da ecologista penso che sia necessario, perché comunque ognuno si deve assumere la responsabilità di quell'eredità. Però te la dico così, Ivan, cavoli, ma non riusciamo nemmeno dopo 30 anni, anzi ne sono passati più di 40. Ne sono passati 40, a trovare un cacchio di sito unico di stoccaggio dell'eredità del passato, ma Però figurati questo se Grimaldi, primo, due, prego. secondo tema e poi No, aspetta, ti finisco. rispondo solo Gli su investi... questo. Ah, sì, Il vai, vai, vai. deposito non si riesce a fare proprio a causa di persone che per No, anni hanno fatto del nucleare amico come mio, questo te lo dico mostro. sinceramente, noi ecologiste, perché in Italia si dà... Cioè, sembra che gli Al ecologisti siano il deposito non si fa perché la gente 55%. pensa che se si Ah, fa sto vabbè. deposito il giorno dopo gli crescono le E antenne in sbagliano. testa. Ecco, e lì E sbagliano, se perché ogni io giorno penso si che il parla della centro... pericolosità del Ivan. nucleare, è normale che la gente, che è Ivan. ignorante, perché in Italia siamo pieni di ignoranti purtroppo, Ivan, la però gente si non spaventa, no? trattiamoci da ignoranti di te, perché non lo siamo, almeno io non No, però un ritengo che tu popolo lo che sia. insomma ha Sì, votato ma ti sto 500.000 dicendo... persone vannacci, siamo un popolo di ignoranti, per Sì, dire, no? c'è anche di tanti Ok. ignoranti. Però io rispetto, diciamo, la nostra gente, anche quella poco acculturata. Dico però questo, Ivan.
Posto che io penso anch'io che il centro nazionale di stoccaggio sarebbe uno dei luoghi non solo più idonei, ma più sicuri, soprattutto, eccetera, eccetera. Io ti sto dicendo due cose. Uno, che comunque il ritorno al nucleare ha degli investimenti altissimi. Sono, secondo me, pochi i Al posto del paesi in cui superbonus si potevamo reinveste. fare diverse centrali, pensa un po'. No, comunque, io penso che non sia quella la strada, lo sai, non ci convinciamo. Io ti sto solo dicendo. Che anche avessi tu la maggioranza, diciamo, di questo Parlamento, proponessi tutto questo, secondo me, nel non riuscire a fare nemmeno una centrale di stoccaggio, sarebbe ancora più difficile trovare, diciamo, la disponibilità di fare tanti reattori. Questo è il mio pensiero. Poi penso, come sai, che ci sarebbe tanto bisogno in generale di far aprire una discussione. So, Non però so se Grimaldi, sai, se sulla cannabis fammi attacchiamo la destra finire. perché è ideologica, su queste tematiche dobbiamo non essere Beh, ideologici pure noi. Cioè, io penso che il nucleare sia molto l'ideologia costoso. va sempre combattuta. Infatti ti sto dicendo che secondo me il nucleare è costosissimo e ci sono delle energie che si possono prendere dalla fissione e tu dici quale? Cioè, io credo che diciamo, un vero reattore nucleare ce l'abbiamo, è il sole. E possa in qualche modo dare tra l'altro molti più risultati di quelli che dà in Italia. Penso che c'è una discussione da fare Beh, quindi lei e è a non so favore se del sai. 100% rinnovabili che in Germania ha fallito miseramente e sta producendo una crisi. Io penso che per adesso un mix si possa fare e mi pare che siamo già dei grandi produttori di gas, non c'è bisogno di aggiungerci pure il nucleare. Io penso che pian piano si può arrivare Ma col prima o poi il mix delle gas verrà energie. eliminato, però. E col mix che abbiamo adesso col gas avremmo già la possibilità di arrivare a quei risultati. E fammi dire però che è anche un alibi questa cosa del costo dell'energia, perché se tu guardi il costo dell'energia italiana e lo unisci al costo del lavoro italiano, che è fra i più bassi ormai diciamo dei paesi diciamo a noi, con noi simili, se guardi diciamo il pareggi fra energia e costo del lavoro, noi non siamo messi né peggio della Francia né peggio della Germania. Questo è quello che penso. In più ti dico una cosa, come sai, io ho aperto un contenzioso, o meglio, magari non lo sai, con i miei amici sardi, perché io lo dico apertamente, lo dico da ecologista, però capiamoci, io credo che l'eolico offshore si debba fare, si debba anche decidere dove fare l'acciaio. Si debba decidere in che porti Beh, in da che Sardegna c'è un porti deve partire. cortocircuito, gli ecologisti che Esatto, non vogliono l'eolico. è quello che ti sto dicendo. Io lo dico con estrema franchezza. Io ho le mie idee, ma penso anche che bisogna essere conseguenti. Quindi io l'eolico offshore nella mia seconda terra, che è la Sardegna, lo farei come? Ovviamente regolato a certe distanze, ovviamente con un'idea di programmazione per cui non è che si passa da zero a 1.000, ma in qualche modo è un investimento che va fatto. Ok, invece sul tema della concorrenza mi piacerebbe vedere un po' più di insistenza da parte di queste opposizioni. Cioè, mi chiedevo l'altro giorno Hai ragione. come mai ci devo andare io a fare la battaglia contro i tassisti o sulle spiagge, perché nessun politico, nessun No, dai, attivista no. Dai, non fare dell'opposizione. nessuno, che se no sembri un pentastellato. No, no, dico, perché So nessuno di delle opposizioni combatte delle battaglie, diciamo, concrete che potrebbero migliorare la situazione lavorativa anche per il Beh, futuro dei giovani, perché intanto come sai un l'abbiamo giovane che fatto. vede come si comportano e come vengono tutelati i tassisti o i detentori delle concessioni balneari o tanti altri settori, insomma, no? Che viene tollerata l'evasione, il lavoro nero, i contratti pirata e quant'altro. È normale che poi dica: ma a me chi me lo fa fare di studiare 5, 6, 7 anni in Italia e rimanere qui? Poi prendono e se ne vanno, no? Vediamo, insomma, che è quello che sta accadendo, no? E la soluzione a questo problema non può essere salario minimo, risolviamo tutti i mali. Ivan, io lo so che è uno dei tuoi cavalli di battaglia, e tra l'altro rispetto quello che stai dicendo, però non vorrei mettere tutto assieme. Provo a risponderti per cose che diciamo che anche se hanno lo stesso principio della libera concorrenza, vorrei dividere almeno per argomenti. Intanto, sui balneari non sono d'accordo, sono d'accordissimo.
Abbiamo fatto tra l'altro forse siamo fra i pochi che hanno fatto una proposta di legge per fare entrambe le cose. Da una parte ridare, diciamo, alla concorrenza vera, delle teste di legno e dei luoghi che ormai sono passati di generazione in generazione. Magari ci sono anche casi in cui il gestore dei balneari non lavora almeno da 20-30 anni e continua a subaffittare ramo di azienda, cambiare, insomma. E questo è un tema, cioè io credo che quelle concessioni vadano messe a gara, perché aumenta la qualità dei servizi, perché può in qualche modo anche ridisegnare quello che lo Stato vorrebbe, diciamo, da quei luoghi. Però fammi dire, non so se sei d'accordo con me, che io credo che sia incredibile che non ci sia però anche una regolamentazione su quanta spiaggia libera vogliamo lasciare agli italiani, perché io credo che non tutto debba essere legato al consumo, e così come penso che, diciamo, i più giovani abbiano bisogno di luoghi in cui non si debba per forza consumare, che sia alcol o che sia altro, per ritrovarsi. Credo che anche qui il diritto delle famiglie è anche quello di go potersi godere il mare in una spiaggia libera, e quindi anche lì decidiamo, è la metà delle nostre coste, è un terzo. Io credo che questa sia una discussione da aprire nel paese e sarebbe molto utile. Sui taxi sono abbastanza d'accordo quando tu dici che sono una lobby così forte che hanno addirittura schiacciato gli NCC, non so se sei l'ultima. Insomma, sono riusciti, diciamo, nel gioco di impallinare qualsiasi alternativa al loro. Dall'altra, io però non è che ce l'ho con, cioè, come dire, non ce l'ho con gli avvocati, non ce l'ho con gli influencer, non ce l'ho con una categoria in quanto tale, che poi chi si copre di pregiudizi poi si scopre razzista o, diciamo, o alimenta delle dicerie che magari non valgono per tutti. Io vorrei che i tassisti pagassero tutte le tasse, come tutti, quindi tutto quello che, diciamo, sono per un'economia un po' più contactless, perché in qualche modo io penso che ognuno di noi non deve nascondere quanto guadagna e quanto può contribuire alla società. Io penso che se tutti pagassero le tasse, tutti potremmo pagare meno tasse. Penso che tra l'altro in Italia ci siano tantissime persone che fanno un durissimo lavoro, soprattutto quelli che sono a Ma anche partita senza pagare IVA. meno tasse, magari i servizi, diciamo, essenziali sarebbero Certo, gestiti ma meglio. per quello che io dico, e poi anche lì io trovo che alcune cooperative di tassi abbiano innovato, siano stati capaci di. Io, per esempio, vengo da una città, Torino, dove hanno fatto un'alternativa addirittura alle grandi app, no? Si chiama WeTaxi, in cui addirittura puoi smezzarti il taxi con altri, sapere esattamente quanto paghi. Cioè, io credo che anche i taxisti possano, diciamo, buttarsi in là, no? E evitare la concorrenza sleale magari di alcuni operatori che pagano le tasse, diciamo, ai profitti dove li generano. Forse avevamo parlato in altre puntate con te della cosiddetta Uber Economy, no? Del cofano nero di alcune di queste grandi app, che poi, come dire, magari fanno tanti segni meno, diciamo, nei paesi, per poi fare utili stellari, diciamo, nella propria sorella maggiore, no? La consociata dove hanno magari la sede fiscale Però legale. se Insomma, questo è consentito, mica è colpa di Uber. no, io però devo dirti, te lo dico con tutta onestà, non è colpa di Uber, così come non è colpa dell'Airbnb Economy e quindi di Airbnb, diciamo, le regole. Però fammi dire che per me mettere la cedolare secca sulla terza, la quarta, la quinta casa e pensare che, diciamo, le nostre città si stiano desertificando perché tutti pensano che quello è l'alternativa, io sinceramente ti dico, io li regolamenterei diversamente. Vabbè, Quindi, questo non come c'entra ti nulla dicevo, col tema taxi, però. no, ritornavo al tema Uber, però invece c'entra, nel senso che comprendo quando, diciamo, alcuni operatori dicono sì, però l'assicurazione io la pago,
le tasse le pago, eccetera, eccetera. Io credo, ti sto dicendo, ma il per problema è non che non dare... le pagano, però, onorevole, perché sono uscite le dichiarazioni dei redditi dei ti sto tassisti dicendo, e la ti media sto che dicendo. Dichiarano sono 1000 euro al mese a Roma, mi consenta, ma non ci crede nessuno. No, neanche io, però questo problema è, ti stavo dicendo, perché però, se io spendo che io 150.000 non... euro Ivan, per però una io licenza. Te lo dico sinceramente, io non sono abituato come altri politici a generalizzare, perché allora ti dovrei dire... Allora, ma non è secondo te, gli generalizzare in questo caso, ascoltami, è una dichiarazione media, significa che la maggioranza della categoria lo fa. Ma lo sai che la gran parte degli orafi a Valenza dichiara fra gli 8 e i 12 mila euro? Secondo te è normale? È possibile? Gli orafi a Valenza, è possibile? No. No. E neanche 18, neanche 20, dico di più. Io credo che, ahimè, questo problema dell'evasione fiscale, piccolo o grande, è un problema che abbiamo in tutta Italia, ed è per quello che io ti dicevo, sono per il contactless, perché non voglio più assistere a scene come quella che ho trovato l'altra settimana a Pavia, lo dico subito, era un bel ristorante, stavo andando a pagare per tutta la compagnia perché ho Satispay e potevamo dividerci il conto, mi fa 120 euro, tiro fuori la carta e mi dice, io ho ah capito, no, ma stavamo se a vuoi parlare pagare... di taxisti. ma ti sto dicendo che però il problema è ben diffuso, caro, è ben diffuso, è il tema ma lo so dell'evasione, bene che ce è ben l'hanno i diffuso, taxisti, questo è l'altro ce l'hanno i problema. taxisti, ma ce l'hanno tanti i ristoratori, ce l'hanno anche i baristi, ce l'hanno Insomma, gli orafi affrontiamo di un tema alla Valenza. volta, cioè è più facile affrontare un tema e come io ti ho già taxisti che spiegato come lo tutti. Farei, però ti sto dicendo che credo che in alcune città si devono guardare i grandi numeri, se vogliamo ritornare anche indietro le licenze, sul tempo. Insomma, il fatto che non si esatto, vogliano mai aumentare le licenze. A Madrid ci stanno il triplo di licenze che a Roma. Ti stavo proprio dicendo quello, che secondo me in alcune città c'è un chiaro segnale, diciamo, in cui diciamo, il governo potrebbe intervenire sulle licenze. Dopodiché ti sto dicendo di non generalizzare, nel senso che io, per esempio, conosco, diciamo, tanti taxisti che la pensano anche come te e come me, che pensano che in qualche modo le tasse vadano non hanno pagate mai fatto tutte, nulla, che ci soltanto sarebbe... uno si è esposto, Roberto Mantovani Red Sox, gli altri stanno tutti in Ma silenzio. non è vero, non è... Io ne ho conosciuti tanti di tassisti che ci danno ragione, probabilmente sono Vi una danno ragione, ma minoranza stanno in silenzio. Non ho non mai è visto vero, tassisti protestare contro la loro categoria, a parte uno. Ma io invece ne ho sentiti diversi che fanno ragionamenti molto più avranno simili ai parlato tuoi di quanto privatamente pensi. con te. Beh, In io ti pubblico sto non hanno mai dicendo, fatto per nulla. esempio, no, ti sto dicendo che non tutte le città sono uguali. Ti stavo dicendo proprio che a Torino, invece di lamentarsi, hanno provato a innovare il loro servizio, che è la prima regola, secondo me, anche per abbassare i prezzi. Per esempio, il tema del taxi condiviso, secondo me, deve diventare una realtà ovunque. E sempre di più il calmieramento delle tratte, e io credo che questo si possa fare, insomma, quindi non Vabbè, uso solo dei termini diversi da te, non mi convinci molto su questo tema. Vabbè, pazienza, non è che non siamo qua per convincerci a tutti i costi, siamo anche per discutere, dialogare, certo. Prendere le cose che invece sul tema rifletterò dei su giovani quello che del dici. Lavoro, la soluzione secondo te può essere solo il salario minimo come l'avete impostata voi con le opposizioni, oppure è uno specchietto per le allodole come mi sembra a me? Ma intanto mi dispiace che sei così tranchant, perché il salario minimo non c'è niente di, diciamo, non è uno specchietto, è un pezzettino di una cosa, di un'offensiva più generale sul tema dei salari. Come Però sai, viene pompato come all'epoca, mi ricordo, il reddito di cittadinanza, aboliremo la povertà, con il salario minimo conosci aboliremo meglio, il lavoro. Conosci meglio di me i meccanismi di comunicazione che fanno sì che a te ti rimanga impresso, diciamo, questo, ma se tu guardassi i miei interventi alla Camera o i miei social, ogni settimana parlo di lavoro in un punto di vista diverso. Intanto per rispondere però alla tua domanda, che cosa penso? Intanto che l'economia della promessa vada smantellata dall'inizio alla fine. E cosa intendo per l'economia della promessa? Intendo dire che ha una generazione che ormai ha quasi la nostra età, ma diciamo... parliamo dei più giovani, dei 20-30 anni, allora viene promesso che, diciamo, fra uno stage gratuito e un tirocinio, una formazione, un'alternanza scuola-lavoro all'inizio e un'offerta, diciamo, extracurricolare, fra, diciamo, un periodo di prova e l'altro, poi arriverà il promesso lavoro. Ecco, fammi dire che questa cosa qua non avviene,
Fammi dire che questa società è un po' una società strana in cui una volta si pagava anche mentre ti stavi formando, cioè l'idea del tirocinio era un po' quello, ma io penso a me stesso, no? Cioè quando facevo il tiracavi allo stadio o ai concerti, anche se stavo apprendendo un lavoro, ma il datore di lavoro di 20 anni fa non solo mi pagava un salario che era oltre le 10.000 lire, era quasi 14.000 lire l'ora, non so se hai presente, stiamo parlando del 2000, ma in più mi dava pure la diaria perché stavo andando fuori, no? Per mangiarti il panino, ecco, come è stato possibile che nel frattempo non solo quel lavoro non viene più remunerato, ma addirittura paghi per imparare a fare il tiracavi, per imparare a fare il fonico? Questo succede perché poi dopo quella promessa non succede più niente. Cioè, tu utilizzi questi tanti strumenti, ma poi non arriva mai il lavoro vero. Allora, io dico che ci sono tante cose su cui dobbiamo investire. Intanto, io credo che si possa innovare da tanti punti di vista, no? Da fare i dottorati dentro le aziende, a trovare il modo in questo paese di investire in più in ricerca, in innovazione. Ma poi, però, sì, te lo dico, i salari vanno aumentati perché un contratto collettivo su due è scaduto. E allora ti dico un tema che forse non ti piacerà. Sono passati 40 anni dal cosiddetto decreto San Valentino. Qual era il decreto San Valentino, te lo ricordi? Decreto San Valentino, no, No, era il decreto in cui, diciamo, c'è stata la più grande sconfitta del Partito Comunista Italiano, cioè la cosiddetta scala mobile. Quello era il decreto San Valentino, o meglio, il referendum sulla scala mobile è stato fatto su quel decreto. Allora io dico, a 40 anni di distanza, ma possiamo dirci che i contratti collettivi nazionali che non vengono rinnovati dovrebbero almeno avere nelle penali una sorta di indicizzazione automatica? È possibile che fra i tanti paesi dell'Unione Europea negli ultimi 30 anni noi abbiamo perso il 3% del potere d'acquisto e la media europea è più 22%? Allora io dico solo questo, dico, è una questione anche lì di Prendetevela con i vostri fact-checking. amici sindacalisti, pure Ma non Landini che è, firma i contratti a 5 euro dei ma vigilantes, è un sbagli però. problema. Landini protegge i pensionati invece che i lavoratori. Ascoltami, hai detto due fake news assieme e mi dispiace rimproverarti. Ah, Due fake quello news. dei vigilanti, te lo dico, te lo dico. Il contratto della guardiania privato è stato rinnovato da poco, i cosiddetti servizi fiduciari, e non aveva la firma della CGIL. Anzi, è stato, diciamo presi da parte, cioè l'UGL, che era il sindacato maggiore, ha preso a firmare il contratto e poi sono arrivati gli altri. Quindi io prendo, diciamo, le tue parole e ti dico una Landini ha detto cosa. altre cose in televisione l'altro giorno, però. Non so cosa Landini ha abbia detto che l'ha detto. firmati anche lui quei contratti. Quelli dei servizi invece stavo arrivando al punto. Ha firmato, per esempio, i cosiddetti multiservizi a 5,40 euro all'ora, non lui, ma diciamo la CGIL. E per me è una cosa indegna, ma io te lo dico, andrebbero disdettati, Allora qual è, disdettati. scusami, la fake news che ho detto? Ce l'ho detto sui vigilantes, che quella è responsabilità soprattutto dell'UGL e della CISL, che hanno fatto un accordo separato per poi in qualche modo incamerare, tra l'altro, nemmeno Vabbè, ma il sempre potere sindacalisti d'acquisto. sono, i vostri amici Sì, sindacalisti, poi vabbè, non ti è la stavo solo. CGIL, Vabbè, ti stavo. l'UGL, il succo è No, quello. ma no, però posso dire, per carità, tu sei un liberista e fai bene a difendere come vuoi le tue opinioni, però fammi dire che in un contratto, diciamo, ci sono due contraenti, ci sono i privati, diciamo, che te lo propongono, sono la parte datoriale, e poi ci sono i sindacati. Io non credo di fronte a un paese che ha 7 milioni di persone con contratti collettivi scaduti, ti sto dicendo che fossero da fame prima o no, ci sono 7 milioni di persone a cui non diamo una risposta. Il sindacato non riesce a chiudere un accordo migliore? Diciamo, i datori di lavoro non sono capaci di offrire qualcosa di meglio? La mia proposta te l'ho appena fatta. Vogliamo mettere un meccanismo di indicizzazione obbligatorio? Cioè, tu No, non ma c'è un fai problema scadere il di fondo, contratto? Grimaldi. Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un contratto Ma superiore non è a vero, ma non è 5-6 euro l'ora, deve vero. chiudere Ma quell'azienda, Ivan, la dovete far appunto, chiudere. Se esatto, tu non ah, puoi questo, offrire sì, un certo, contratto decente è che quello che ti permetta sto a una dicendo. persona Però di io ti sto vivere, chiedendo una devi cosa, perché chiudere la nel tua libero azienda.
Però perché nel libero mercato oggi una stanza d'albergo a Roma passa da 150 a 300 euro e la lavoratrice che fa le pulizie sempre 5,40 euro prende? Com'è possibile? E questo succede in tantissimo, dai balneari, come dicevi tu, fino all'ultimo bar di qualsiasi comune Quell'albergo italiano. dovrebbe Io dico, chiudere, quell'albergo dovrebbe va chiudere. bene, ma allora perché sei contro un salario minimo legale che intanto dice, scusate, Io non è che sono sotto i contro il 9, salario e allora minimo, io dico, il sono salario minimo è un pezzettino. Io ti dico tutto quello che farei, da fare il solo, non salario serve a minimo. niente, questo sto Ma dicendo. Non infatti, andrete a io. risolvere questo problema di cui stiamo adesso Ma io discutendo. spero che se andremo al governo del paese faremo più cose. Uno, il salario minimo E legale. con chi ci Due, una andate al legge governo? sulla. Con Conte? Con chi ci Ma andate? io credo che, come stai, Così facciamo un altro siamo. super bonus. Io credo che noi, il Partito Democratico, come sai, siamo in buona forma. Abbiamo Alleanza Verdi Sinistra, ha fatto un buon risultato delle europee, è solo l'inizio. Come sai, è la seconda forza sia in Piemonte che in No, ma dove Liguria che state in andando bene, Emilia-Romagna. infatti. E poi vedremo come saranno i 5 Stelle fra 2 anni. Io dico solo che un'alternativa la stiamo provando a costruire e ti stavo dicendo che ce ne sono tante altre di battaglie che possiamo Sì, fare però il nei problema è prossimi che anni. la credibilità di questo, diciamo, camposanto, come lo chiamo io, non andrà a scalfire la maggioranza della Meloni. Quindi la Meloni ce la Non ritroveremo è altri detto, 20 anni se non continuate è così. detto, non è detto, non Cioè, è detto. imbarcare Io, guarda, Renzi e Conte l'abbiamo non è dimostrato. vincente come mossa, credimi. Ma io credo che le coalizioni si facciano sui programmi. Noi abbiamo proposto, diciamo, un congedo di genitorialità paritario e vediamo chi lo firma. Intanto mi pare che Schlein e Conte, per esempio, su questo tema dicono andiamo avanti sulla riduzione dell'orario di lavoro. Anche su Stellantis mi Anche pare questa cosa che della abbiamo riduzione dell'orario di fatto lavoro, la settimana corta, come la volete chiamare, ma la. può funzionare per le grandi aziende come già stanno facendo alcuni, Ivan, tra io l'altro già lo credo che fanno si può alcuni, non fare. è una novità. Invece che farlo per Ma non obbligo, potete si può andare al fare. piccolo, al medio imprenditore a dire rifate la settimana Mi corta, ma dispiace come che tu fate? non. Mi dispiace che una persona informata come te non sappia la nostra proposta. La nostra proposta dice un'altra cosa: che se tu a 4 lavoratori riduci l'orario di lavoro a parità di salario, il nostro incentivo è un incentivo che fa sì che sulla nuova assunzione tu hai esattamente un meccanismo come diciamo la parte finanziaria del Jobs Act, ma con una restituzione, cioè io ti defiscalizzo, diciamo, l'assunzione, ma tu mi riduci l'orario a parità di lavoro di altre quattro Ma persone, abbiamo cioè è problemi di un'idea. produttività, se tu riduci l'orario di lavoro siamo proprio siamo Ma non è fottuti, vero, perdonami ma il non è vero. termine. Abbiamo In una miniera, produttività in bassa perché miniera. lavoriamo troppo o lavoriamo troppo poco. E poi in un'Italia in cui ci sono tantissimi part-time involontari, vai a dire a una donna se è normale A essere tale obbligata sottolineatura a prendere un diffidati a part-time consumatura involontario. gabriz. Io, per esempio, quelli li abolirei. Cioè, noi dobbiamo evitare che le persone, diciamo, lavorino troppo o lavorino troppo poco. In Italia c'è invece un grande tema di ridistribuzione. E fammi dire che nella storia dei secoli l'uomo ha fatto questo per Quindi sempre la e lo produttività è dimostra, o bassa perché lavoriamo troppo. troppo poco. E quindi di fatto anche la qualità del nostro lavoro è bassa perché i nostri luoghi sono luoghi poco innovativi, in cui si pensa di consumare i lavoratori a cocchi, ma e di utilizzarli come la merce, come tra l'altro lo dimostra queste ultime liberalizzazioni, per esempio sui cosiddetti ex interinali. Però Ivan, dobbiamo arrivare alla fine perché siamo all'ultimo intervento e quindi devo andare a votare la fiducia. Ah, la fiducia a cosa? Al bilancio? No, è il cosiddetto decreto ambiente, ma è l'ennesima fiducia, come sai, ormai siamo diciamo ai record storici. Ma Eh volevo sì, il dirtelo solo perché poi non Parlamento volevo chiudere. ormai so che discute solo di cose secondarie, diciamo, più delle volte. Ma più che secondario, siamo a un monocameralismo di fatto e con una decretazione che è di urgenza veramente poco. Mentre, per esempio, la discussione sulla finanziaria, io non so se la stai seguendo, è una discussione che invece potrebbe interessare la gran parte del paese, ma spesso viene fatta in aule chiuse, come quella del bilancio, invece che dovrebbero essere aperte, diciamo, a una grande discussione pubblica. Io attendo sempre con ansia il mille proroghe ogni anno perché è sempre divertente vedere quello che ci buttano dentro. Ho già visto che hanno eliminato le multe per chi non si vaccinò all'epoca, insomma, anche quella divertente.
Grazie mille. Lo vedremo prestissimo. Grazie mille a te, Ivan, e a presto a tutte e tutti. Buon lavoro, ciao, grazie. grazie, grazie mille, ciao.